Buongiorno carissimi, questo mattino stiamo uscendo, stiamo andando dal nostro amico Vincenzo, che lo stiamo andando a conoscere, un membro che fa parte della Mamma Porcini italiani in Germania, e ci stiamo facendo questi 200 km, stiamo andando vicino a Colonia e vediamo se oggi siamo fortunati. Dai, ci vediamo dopo, che vi faccio conoscere pure a Vincenzo, pure a voi. Dai, a più tardi. Noi siamo arrivati qua, ora abbiamo appuntamento con Vincenzo, che lo stiamo andando a cercare dentro il bosco e vediamo se lo troviamo e vediamo cosa usciamo stamattina. Savuccio mangia, c'ha fame, la buona pennichella, ah Savu, e vediamo. Buongiorno, buongiorno gruppo. A tutto il gruppo. A tutto il gruppo. Qua c'è Vincenzo, uno dei primi iscritti del gruppo. Sì, uno dei primi iscritti, ci ha invitato a passare questa giornata con loro, a raccogliere funghi, lo ringrazio. E speriamo che ne troviamo di più di quello che abbiamo trovato. Ma tutto bene. Savaranno. Qua c'è Vincenzo, capo squadra, ci indirizza a domandare, non c'è Giovanni. Si nasconde dietro. No, che vuoi? Non si fa vedere. Dai, noi continuiamo. Ciao. Ci siamo, ci siamo. Primo ritrovamento di oggi. Oppala. Certo, non è giovane, però è buono. Dai, noi andiamo da Vincenzo che ci aspetta. Ora lo pulisco. Sembrare. Avvicina. Guardate che bello. Papà. Bellissimo. Grazie al nostro amico Enzo che ci ha portato in questo posto. Ragazzi, nella pineta stamattina. Certo, sanno di una decina di giorni, però sempre buoni. Uzzenzo ride, eh? Giovanni. Ah, Giovanni si chiama. Questo. No, non è forse. Non è? Dai, dai. Ritti, ritti. Ah sì, solo cose belle. Guardate che tappeto. Grazie ai nostri amici stamattina. Up in ginocchio. Uno questo è mangiato e lo lasciamo stare. Vediamo questo. Ah guarda, da c'è un altro, ce n'è due. Guardate, uno Vincenzo, ecco qua, fatti inquadrare, e due, guardate, grazie al nostro amico Vincenzo che ci ha portato qua oggi. Oh ragazzi, stamattina sono cose belle. Vediamo questo com'è. No, è vecchio. Dai, noi continuiamo e vediamo cosa troviamo. Cosa ha trovato Giuseppe? Una padella, eh? Qua ce n'è un'altra piena d'acqua, qua ce n'è una, due, questo è bellissimo. Ah, è un marrone, non è un porcino. Ah, è un puta pirse, come chiamano in Germania. Questo era un porcino.
pieno d'acqua, niente, noi continuiamo. Saremo più fortunati, Giuseppe. Vincenzo lo si è trovato, si candida per il bastone, Vincenzo. Guarda, vai. Mettere la birra. Ma chi che non ci sa niente? Ulla! Che bello! Bellissimo! È pure buono! E certo! Buono buono! Bello, Vince! Ok. Ere. Porcine allo. Uno. Forse va pure ci sono. Guarda, qua ce ne va un altro. Qua. È un po' vecchiotto. Venite. Venite con me. Venite qua, faccio una mano. Vediamo che si gira. Vediamo dove si gira. Se ragnatele, non lo sopporto, ragazzi. Aspetta, vale. Qua. Niente, si è rotto. Peccato. Uno, due, porcinello. Oh, spettacolare quando sono nei pini. Guardate che gamba, pomma. Che pistoncino. Bellissimo. Ragazzi, solo cose belle stamattina. Tra i pini. Oppa. Che bello. Eh? Porcinello. Stamattina. Poche, ma buone. Ma continuiamo. Sta passeggiata e andiamo avanti. Porcinello, pamma, uno e due. E beh, grazie al nostro amico Vincenzo. Belli, belli, belli. Questo è un po' mangiato, ma questo è migliore. Continuiamo. Ancora, solo cose belle, ragazzi. Guardate che porcinello, bello bello. Casa buona. Allora, ragazzi, la nostra passeggiata è finita oggi. Noi ringraziamo il nostro amico Vincenzo che ci ha portato qui, i nostri nuovi amici Giuseppe e Massimo Giovanni, che sembra che dove non c'è colpa, vedete che c'è stato l'indio Massimo Giovanni. Quello di Giuseppe. Ah, là, là, Massimo Giovanni, non si fa vedere Massimo Giovanni. Non si fa vedere. Non si fa vedere. Cerchiamo Massimo Giovanni, Massimo Giovanni. Pam, porcinello. Bello, ma si può tenere la cappella. Noi salutiamo a tutti e ci vediamo alla prossima uscita. Ciao ragazzi.